Altra tappa nella difficile rincorsa alla zona play-out per il Pescara. Domani ore 14 al Rigamonti i biancazzurri sfideranno un Brescia rinvigorito dalla cura Clotet che l'ha riportato a 2 punti dalla zona play-off. Direzione di gara per l'aretino Manuel Volpi con cui il Delfino non ha mai vinto in 3 partite. Anche oggi, giornata di rifinitura, doppia seduta per il Pescara, con Grassadogna che sarà privo di Balzano, Memusciai, Tabanelli, Bocchetti e Drudi e che valuta e spera di riavere a disposizione Omeonga, Rigoni e in particolare Bellanova e Galano. Il terzino alle prese con un fastidio all'adduttore, l'attaccante col problema alla caviglia riportato a Monza. Grassadogna crede nel lavoro fatto anche in questa settimana di ritiro lombarda e mostra fiducia verso il match e l'obiettivo salvezza. Mi aspetto una grande partita contro una squadra in grande salute, ma noi siamo il Pescara, stiamo bene, abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e lo raggiungeremo e quindi siamo pronti a dar battaglia. Ma l'obiettivo, la mentalità deve essere sempre quella di giocarsi le partite per vincerle. Noi lavoriamo su questo con grande rispetto verso chi affrontiamo, ma ripeto, questa squadra, il Pescara, non è inferiore a nessuno. È chiaro che ci gioca contro il tempo ma siamo vivi. L'obiettivo deve essere oggi quello di continuare a lavorare sull'autostima, continuare a lavorare sul cercare di fare la partita sempre e comunque, di mantenere un grande equilibrio che oggi questa squadra con il tempo, con il lavoro sta acquisendo, e di mettere dentro dei calciatori di qualità che devono prima di tutto però imporsi una fase difensiva che sia costruttiva, che sia di gamba. Grassadogna conferma il 4-3-3, in caso di forfè di Bellanova toccherà a Gut giocare terzino, con atteggiamento più bloccato rispetto all'azzurrino. Galano farà di tutto per esserci, in caso contrario pronto Vokic, anche se non è da escludere anche una soluzione con Setter o Odgaard esterno, il che farebbe sì che il colombiano e il danese possano andare in campo insieme, altrimenti resteranno in concorrenza per il ruolo di centravanti. Per il resto sarà confermata l'intelaiatura del match di Monza, a centrocampo spazio per gli ex Macin e De Sena, quest'ultimo ha lasciato Brescia a gennaio dopo 54 presenze ed una promozione in Serie A. Nel tridente spazio ancora per Capone, apparso recuperato nelle ultime 2 partite, così Grassadogna sul talentuoso esterno. Capone è un calciatore che crede poco in se stesso, si mette poco in discussione, è negativo a volte su alcune situazioni tattiche, invece voglio che lui aggredisca il lavoro e si metta a disposizione su quello che c'è da fare, perché come ho detto la settimana scorsa io credo tantissimo e purtroppo credo più io di lui in quelle che sono le sue qualità. È chiaro che su un 4-3-3 per me è un giocatore devastante, però deve credere fortemente in quello che fa. Il tecnico biancazzurro illustra i tratti del piano partita. Ma io la dividerei sulle 2 fasi, nel senso che dobbiamo essere bravi quando abbiamo la palla a lavorare su quello che abbiamo fatto in questi giorni con personalità, e quando non abbiamo la palla bravi a leggere quello che loro fanno molto bene, perché è una squadra che attacca prevalentemente con 5 uomini davanti, si vede, come ho detto all'inizio, che è una squadra lavorata molto bene, che ha le idee molto chiare, che cerca di fare sempre la partita, quindi noi dobbiamo essere bravi a lavorare bene sulle coperture e poi ad essere ficcanti nel momento in cui recuperiamo palla, ma principalmente mi piace pensare quando la squadra ha la palla a quello che deve fare.